La condivisione del pasto, mangiare insieme a tavola, è un momento fondamentale per le famiglie perché è lì che si capisce se c'è qualcosa che non va all'interno appunto di una famiglia. Queste le parole di Papa Francesco che prendendo spunto da un momento della vita quotidiana ha parlato di quello che è il nucleo fondante della società, ossia la famiglia, nell'udienza generale di questa mattina. Allora, ascoltiamo proprio uno stralcio tratto dall'udienza. Oggi rifletteremo su una qualità caratteristica della vita familiare che si apprende fin dai primi anni di vita, la convivialità, ossia l'attitudine a condividere i beni della vita e ad essere felici di poterlo fare. Ma condividere, saper condividere, è una virtù preziosa. Il suo simbolo, la sua icona, è la famiglia riunita intorno alla mensa domestica, la condivisione del pasto. E dunque, oltre che del cibo, anche degli affetti, dei racconti, degli eventi, è un'esperienza fondamentale. Quando c'è una festa, un compleanno, un anniversario, ci si ritrova attorno alla tavola. In alcune culture è consuetudine farlo anche per un lutto, per stare vicino a chi è nel dolore per la perdita di un familiare. La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti. Se in famiglia c'è qualcosa che non va o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito. Una famiglia che non mangia mai quasi insieme o in cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione o lo smartphone è una famiglia poco famiglia. Quando i figli a tavola sono attaccati al computer e non si al telefonino e non si ascoltano fra loro, questo non è famiglia, è un pensionato. Il cristianesimo ha una speciale vocazione alla convivialità. Tutti lo sanno. Il Signore Gesù insegnava volentieri a tavola e rappresentava talvolta il regno di Dio come un convitto festoso. Gesù scelse la mensa anche per consegnare ai discepoli il suo testamento spirituale. Lo fece a cena, condensato nel gesto memoriale del suo sacrificio.